Dunque, in questa sessione parallela ci troviamo appunto a parlare dell'enorme sfida che abbiamo per i prossimi decenni di trovare soluzioni per quella che sarà appunto la difficoltà di approvvigionamento idrico, il che non sarà comune a tutte le situazioni, neanche nel nostro paese, ci saranno regioni più colpite ed altre meno, ma comunque stiamo andando incontro a problemi di scarsità idrica e dobbiamo imparare a come gestire il problema. Quindi mi concentrerò prevalentemente su ciò che possiamo fare in termini aggregati urbani e quindi come fare a pianificare in qualche modo la gestione sostenibile delle risorse idriche in ambito urbano. Dunque, quello di cui vado a parlare come expertise diretto dei miei ultimi 30 anni, io sono un chimico ambientale, è come si fa appunto a fornire tipologie di servizi che facilitano poi l'esistenza dell'uomo in quella particolare zona del pianeta, facendo uso di soluzioni che in qualche modo mimano processi naturali e quindi provvedono dei servizi che definiamo come servizi ecosistemici, che sono quindi dei contributi della natura al benessere umano modo. Per fare appunto i servizi ecosistemici ci sono soluzioni che sono appunto definite come ingegneria morbida, la soft engineering, che vanno in qualche modo a contrastare quello che è stato invece la modalità progettuale adottata dal dopoguerra oggi, che ha fatto uso invece di approcci tradizionali che sono definiti come ingegneria dura o hard engineering. In questo grafico io purtroppo ho tantissime slide perché vi voglio dare un quadro di tutte quelle che possono essere le possibili soluzioni, i possibili approcci, ma ovviamente non posso entrare in dettaglio, quindi avete già a disposizione dalla landing page il materiale da scaricare, studiatevelo bene, diciamo, il materiale didattico su cui potete poi approfondire, ma purtroppo non posso entrare troppo in dettaglio perché mi ci vorrebbero 8 ore invece di una. Quindi, vabbè, qua c'è una lista, per esempio, attualmente uno degli sforzi nella comunità internazionale è di andare esattamente a definire quali sono in termini di definizione le soluzioni basate sulla natura. L'acronimo inglese è NBS, Nature-Based Solutions, e i servizi ecosistemici che queste soluzioni naturali vanno a provvedere. E ci sono un sacco di linee guida ormai scritte da tutte le principali istituzioni mondiali, dalle Nazioni Unite all'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera. Quindi quasi tutti stiamo lavorando sulla definizione e le linee guida progettuali per arrivare poi a degli standard di design siano comunemente approvati. Ed esattamente, appunto, alcune cose sono già disponibili su internet, questo manuale, per esempio, delle Nazioni Unite, ve lo potete già attualmente scaricare, ed è molto basato, diciamo, si sta lavorando molto sulle soluzioni basate sulla natura, prevalentemente per ovviare a quelli che sono i principali problemi di inquinamento, diciamo, l'interazione dell'uomo nel ciclo delle acque, che sono quindi lo sporcarle, quindi il loro inquinamento, il modo in cui le consumiamo e quindi la loro disponibilità, e ovviamente, in qualche modo attualmente, si parla di un adattamento al cambiamento climatico, in realtà è anche una risposta all'eccessiva urbanizzazione di certe aree. E quindi si parla molto di riduzione del rischio alluvionale. Per esempio, questo manuale delle Nazioni Unite è molto concentrato su questo tema. Quindi, nelle varie definizioni si parla adesso di questo GBI, Green Blue Infrastructure, le infrastrutture blu-verdi, che sono appunto qualcosa, degli spazi naturali che però vengono progettati in modo totalmente artificiale, per andare a provvedere in quell'area delle città, appunto, specifici servizi ecosistemici. Le sfide che stiamo affrontando, ho
adesso, diciamo, 5 o 6 slides in cui ve le riassumo brevemente e sono sostanzialmente appunto la disponibilità di risorse idriche. Dopodiché, dall'inizio dell'industrializzazione ad oggi, siamo riusciti a disaccoppiare brutalmente quelli che sono i principali cicli biogeochimici che regolano la vita sul pianeta, e sono i cicli del carbonio, dell'azoto e del fosforo. Disaccoppiarli vuol dire che prima loro viaggiavano nei loro tempi e con le loro meccaniche, per esigenze di sopravvivenza, sostanzialmente per produrre cibo in modo più veloce, noi siamo andati ad alterarli, e in questa alterazione attualmente stiamo producendo dei danni che dovremo poi imparare o a gestire o a rimediare, cercando poi di non provocarli. L'ultimo punto è appunto l'adattamento a troppo rapidi cambiamenti climatici, quindi non si riesce a prevedere con le serie storiche meteorologiche degli ultimi decenni cosa andrà a succedere nel prossimo futuro, perché appunto il clima sta cambiando e quindi non abbiamo più strumenti statistici e matematici per capirlo bene. Quindi si devono adottare in qualche modo degli atteggiamenti conservativi per appunto cercare di minimizzare i danni. E su internet si trovano questi grafici delle planetary boundaries, quindi dei limiti dell'ecosistema mondo. E i picchi più rossi che si vedono qua sono appunto, che vediate il mio mouse, la perdita di biodiversità. Abbiamo perso quasi il 70-80% della biodiversità esistente sul pianeta in 200 anni. Ovviamente molte di queste sono animali, scusate, piante, insettini, roba anche molto piccola, quindi non sono solo le tigri e i leoni che abbiamo sterminato, ma molto di più. E gli altri due grossi sono questi qua in fondo, e sono appunto azoto e fosforo, quindi loro sono esattamente i cicli biogeochimici di cui andavo a parlare. In questo grafico ci sono praticamente tutti gli impatti generati dagli umani sull'ecosistema mondo. Parlando del ciclo delle acque, per esempio, noi sappiamo, no, che abbiamo questi enormi bacini di accumulo delle acque che sono i mari e gli oceani, per cui grazie all'energia solare l'acqua evapora, evaporando si purifica perché sono molecole distinte H2O che se ne vanno in atmosfera, in particolari condizioni precipita giù e dipendentemente da cosa trova quando precipita, quindi se trova suolo impermeabile comincia a ruscellare, diventa un fiume, magari poi un lago, poi se ne torna in mare. Se trova un suolo permeabile, va a finire in una riserva di acqua sotterranea e lì se ne può stare anche per svariate centinaia di anni. L'uomo utilizza chiaramente l'acqua durante la sua permanenza nella parte emersa del pianeta, anche perché appunto uno dei grossi problemi è che quando l'acqua finisce in mare e negli oceani si sala, e togliere quei contenuti di sale per renderla di nuovo utilizzabile dagli uomini costa. E per il momento costa così tanto che non c'è un uniforme accesso alla risorsa idrica potabile nel mondo. Ci sono popolazioni che possono usare molta poca acqua pro capite. E se si vede per esempio la distribuzione nel mondo, si ha che alla fine noi lavoriamo, quindi il 97% è salata, quindi non usabile se non con alti costi di produzione, non potabile, e abbiamo appunto un 3% acqua dolce, di questa qua però tantissima sta nelle acque sotterranee, un 70% se ne sta congelata per fortuna e per ora nei ghiacciai e nei due poli, si sta purtroppo scongelando e diventerà quindi salata ben presto e quindi ci perdiamo anche questa parte qua, e ci rimane praticamente solo questo settore qua in cima che è circa un 1% di acqua che realmente non li stiamo andando a utilizzare. E che poi, se la vediamo, è distribuita quasi al 90% nei laghi, e questi laghi sono i grandi laghi che stanno al confine tra Nord America, tra Stati Uniti e Canada, ce ne sono un altro paio in Russia, in Cina, via dicendo, però appunto il più dell'acqua buona del mondo alla fine sta concentrata lì, quindi già da questo potete capire che la distribuzione non è per niente, in qualche modo democratica o tiene conto di come gli umani sono distribuiti nel pianeta. Questo era, ciò che avveniva un tempo, tutte le civiltà si sono sviluppate intorno all'acqua, attualmente siamo riusciti a
cambiare, a modificare le cose, scusate, una botta del computer. Quindi sostanzialmente quello che è successo è che in un secolo più o meno il pianeta si va come a restringere. Cosa vuol dire questo restringimento del pianeta? Che ogni persona ha meno dotazione in termini di ettari di terra su cui coltivare il proprio cibo e metri cubi di acqua da usare per il proprio sostentamento e per produrre il proprio cibo. E nel 1950, con 3 milioni di abitanti nel pianeta, 3 miliardi di abitanti nel pianeta, avevamo 5,2 ettari e 4,3 metri cubi a testa. Nel 2040 sarà praticamente un terzo rispetto a questi valori pro capite. Questo perché chiaramente la popolazione aumenta e il pianeta rimane sempre lo stesso, no? Si espande. Sul carbonio, parlavamo dei cicli biogeochimici, abbiamo appunto spostato la maggior parte di quello che era il carbonio ridotto, che aveva ridotto in termini chimici, quindi con un numero di ossidazione negativo, quel carbonio che sta appunto nelle piante, nelle cellule animali, nel legno e via dicendo. E tutto questo l'abbiamo spostato, gran parte di questo, appunto il petrolio, bruciando il petrolio, bruciando gli alberi, e via dicendo, abbiamo spostato un sacco di questo carbonio in forma gassosa in atmosfera e questo produce l'effetto serra. E produce anche un impoverimento di carbonio nei suoli, tale che appunto abbiamo dei suoli così poveri di carbonio che diventano suoli sabbiosi, tendenti quindi alla desertificazione. Quindi aver in qualche modo corrotto il ciclo del carbonio porta a due terribili effetti finali che sono il cambiamento climatico, quindi troppa CO2 fa aumentare la temperatura in stratosfera, e troppo poco carbonio nel suolo che porta appunto alla desertificazione. Sull'azoto invece noi abbiamo che l'azoto sta in atmosfera, ci sono alcuni batteri che fanno lavoro di prendere quel 70% dell'aria che noi respiriamo, che è azoto molecolare, e lo rende appunto azoto ridotto, ammoniacale. Questo qui è un passaggio, si chiama una reazione di ossidoriduzione, mediata da dei batteri che però hanno dei loro tempi che non sono molto veloci. E appunto c'erano altrettanti analoghi batteri, loro coaiutanti, che prendevano poi l'azoto dopo che questo era stato usato nelle forme biologiche, riportandolo alla forma gassosa, e loro si chiamano batteri denitrificanti. Quindi l'equilibrio biogeochimico di tutto questo meccanismo era quello che faceva sì che ci fosse una quantità costante di azoto usabile dalla biologia, che è appunto l'azoto ridotto, e un analogo ammontare di azoto in atmosfera che se ne stava costantemente lì. Per accelerare il processo di produzione delle piante, il nostro cibo, noi facciamo una reazione che è stata inventata da due miei colleghi un paio di secoli fa, Haber e Bosch, qua preso il Nobel per fare ciò, e loro fanno una reazione appunto azoto più idrogeno per fare ammoniaca, che spende energia per farlo, serve un barile di petrolio per tonnellata di azoto per fare questo processo. E chiaramente si sostituiscono i batteri, aumentando la loro velocità di reazione, e facendo ciò, quello che succede è che abbiamo spanto un'enorme quantità di fertilizzanti sul suolo. In questo grafico in alto siamo ancora nel 1860, quindi all'inizio dell'industrializzazione. Questo qua è un secolo dopo, 1990, e si vede già come le zone più popolate del mondo cominciano ad avere un accumulo di ossidi d'azoto sui suoli. E il grafico qua più a destra è esattamente 2050, e come si vede ci sono parti di mondo in cui il colore diventa tra il rosso scuro e il violetto. Bene, con 5.000 ppm di ossidi di azoto sui suoli, quello che si ottiene è una iperfertilizzazione. Quindi questo è l'esperimento della fertilizzazione globale che porterà, i modelli ci dicono, sul lungo termine a un troppo elevato accumulo di azoto sui suoli, che porta appunto i suoli a essere iperfertilizzati e quindi non più utilizzabili per fare agricoltura. Quindi i modelli ci dicono che la popolazione cresce ancora esponenzialmente, mentre i terreni adatti per poi in qualche modo coltivare il cibo,
per la crescente popolazione andranno invece a diminuire perché appunto stiamo rendendo questi suoli troppo poveri di carbonio e troppo ricchi di azoto. Quello che succede è che il fosforo è attualmente disponibile solamente in forma rocciosa nelle miniere. Le miniere, anche queste, sono distribuite in pochi paesi del mondo, dai 7 ai 10 paesi del mondo, quindi potrebbe essere anche un problema politico, nel senso che potrebbero decidere di esportarla, di smettere di esportarla. Appunto il problema enorme è che indipendentemente da dove stiano locate le miniere si stanno esaurendo. E come si vede da questi da questa graficazione qua, il ritorno del fosforo disponibile in forma concentrata in rocce che poi si trovano appunto in zone dove le vai a cavare, quindi in miniere, ha un tempo di riproduzione di milioni di anni, mentre il nostro consumo, una volta che questo fosforo viene inserito nei cicli biologici, si parla di giorni e anni, quindi è un qualcosa che non torna assolutamente bene. Quello che noi stiamo facendo al momento è di spostare tutto il nostro fosforo da appunto le rocce delle miniere al fondo degli oceani, dove si deposita come sali insolubili in finissima polverina. Abbiamo praticamente già quasi finito tutte le risorse e quindi ci sono modelli che stimano quello che è il picco del fosforo, che ci dicono che più o meno nel 2040-2050, i modelli più ottimisti parlano del 2070-2100, non avremo più fosforo da miniera e quindi dovremo trovare il modo di procurarcelo, perché appunto se voi comprate un fertilizzante in un negozio di fiori, nell'etichetta dietro ci trovate scritto NPK e sono azoto, fosforo e potassio. Sono tre macronutrienti che sono assolutamente necessari per l'agricoltura, quindi se uno dei tre elementi manca la pianta non crescerà. Quindi dobbiamo trovare il modo di gestire in modo sostenibile quel fosforo che attualmente ancora abbiamo disponibile, perché se ce lo perdiamo e lo mandiamo nel fondo degli oceani, poi saranno problemi enormi nel tornare indietro. Quindi come si fa appunto a reagire a questo tipo di problemi che abbiamo illustrato? Si parte dalla responsabilità personale, quindi non è vero che le politiche, le strategie generali sono quelle che possono andare a risolvere questo tipo di problemi. Personalmente la vedo molto di più possibile se c'è in qualche modo un aumento della coscienza generale sulla gravità del tipo di problemi che dovremmo andare ad affrontare e in qualche modo un impegno personale di ogni singola persona che vive sul pianeta nel cercare di adottare soluzioni, appunto partendo da buone norme di vita e di comportamento quotidiano, per arrivare appunto ai risultati finali. Quindi si parla, appunto, quando si parla di acqua, si parla, nel nostro settore si dice che salvarne anche una singola goccia può contribuire appunto all'obiettivo finale, che è quello di gestire in modo sostenibile appunto la risorsa che è disponibile sul pianeta e che è una quantità finita. Si parla di milioni di metri cubi di acqua, ma quelli sono. E milioni di metri cubi, se si va a dividere per i miliardi di umani, alla fine non è che ci resta, non è che ci dà appunto tantissimo in termini di disponibilità personale. Dove abbiamo però i maggiori consumi, attualmente quasi il 70% dell'acqua potabile del mondo viene consumata per l'agricoltura, quindi adottare pratiche agricole tipo l'irrigazione di precisione o comunque appunto pratiche che sposano bene cosa si va a coltivare con il clima e la disponibilità di acqua della specifica situazione, sono esattamente quei modi in cui poi si va a ottenere risultati più grossi in termini numerici. Analogamente, nei processi industriali, già da tempo si sta cercando di recuperare quanto più possibile in termini di riciclo e riutilizzo degli effluenti a ciclo chiuso.
Come passaggio successivo, a parte appunto le pratiche domestiche, industriali e agricole, si sta lavorando moltissimo ormai da quasi 30 anni su pratiche di ciclo, attualmente entrata appunto si sta entrando la nuova normativa europea sul riuso, che è già stata adottata dal Parlamento europeo, ma ancora non dagli stati componenti, quindi siamo ancora in attesa dell'approvazione italiana, ma questa legge europea regola in qualche modo il riuso delle acque reflue in agricoltura, quindi esattamente in quel settore dove poi si vanno a ottenere più effetti in termini numerici. E oltre però appunto al recupero di acqua, si parla anche al recupero di nutrienti. Quel fosforo che si diceva prima, i nutrienti sono l'azoto e il fosforo, e quindi andare a recuperarli ci può comportare risparmi perché non devo fare più la per-Bosch, quindi una reazione chimica per sintetizzarmi l'azoto l'azoto ionico. In altri termini, ovvero sia di continua disponibilità, parlando appunto del fosforo che andrà a esaurire commerciale come siamo stati abituati negli ultimi decenni. Oltre a queste due, che sono appunto relative a disponibilità della risorsa, sia di acqua che di nutrienti, abbiamo poi invece appunto opere, interventi sul verde urbano funzionalizzato, quindi si parla di verde urbano multifunzionale, polifunzionale, per andare appunto ad agire sui cambiamenti climatici e sulla minimizzazione del rischio idraulico. E in questo caso qua si parla appunto di drenaggio urbano sostenibile. L'ultima voce è appunto andare a cercare quanto più possibile di creare in ogni situazione un'alternativa di scelta in termini di approvvigionamento, quindi non avere solo l'acqua che viene, che so, dal fiume Arno. Io sono qui a Firenze e attualmente tutta l'acqua di Firenze viene dal fiume Arno, ma se nel frattempo fossimo riusciti a costruire bacini di accumulo per le piovane, ricarica di falda controllata, che la manager da qui fa recharge, MAR, che vedete lì nella sigla. Imparare a riusare a livello di edificio le acque grigie, che sono appunto tutte quelle prodotte in un'abitazione ad esclusione della tazza del bagno che produce le acque nere. Quindi riciclare le grigie, per esempio, comporta enormi risparmi e comporta una creazione di una nuova sorgente di acqua che finché c'è qualcuno che la consuma e quindi produce un effluente, produrrà una sorgente che quelle stesse persone poi potranno andare a utilizzare. Quindi questi sono i punti principali, qui andiamo avanti, ecco. Quindi nel risparmio idrico ve la faccio velocissima, con pochi euro di investimento si riesce a risparmiare più o meno un 10-15% sulla bolletta dell'acqua, se si adattano i riduttori di flusso. Prevalentemente quello che conta più di tutti è quello sulla doccia. Già su questi si vede in questa slide, per esempio, che si va dai 6 litri ai 2 litri di acqua al minuto erogata, quindi già la scelta del riduttore di flusso che comporta, che so, il più economico mi costa 20 centesimi, il più costoso che c'è in questa slide mi potrà costare 3-4 euro. Quindi non va varia di 10 volte il prezzo, ma varia anche di parecchio, di 2-3 volte poi la resa in termini di risparmio. Il risparmio più efficace lo si ottiene limitando il flusso della doccia. La doccia è il punto di utilizzo che consuma più acqua in casa, quindi investire sul soffione della doccia è esattamente quello che produce risultati migliori. In questa tabellina che viene fuori da un libro scritto da un collega della mia società, Guido Conte, abbiamo riportato valori ormai un po' vecchi di 12 anni, ma dà un'idea di quali percentuali di risparmio si riesce ad avere per punto di erogazione con l'adozione di varie tipologie di riduttori di flusso che sono alla fine appunto
appunto opere fisiche, nel senso mezzi meccanici in cui normalmente si mischia aria all'acqua per ridurne il flusso. Un valore abbastanza rilevante in termini di risparmio lo si può ottenere con l'adozione dei doppi pulsanti, degli sciacquoni doppio pulsante, dove sostanzialmente si vede qua che attualmente, se fossero tutte vecchie cassette da 12 litri a livello nazionale, si vanno a produrre circa 1.300 milioni di metri cubi di acque reflue all'anno. Se un governo decidesse di sponsorizzare in qualche modo l'adozione dei doppi pulsanti in ogni casa, magari appunto facilitando, sgravandoli dalle tasse, pagando il lavoro degli idraulici, non so, facilitando in qualche modo la cosa, beh, quel governo lì, entro quell'anno o due che ci può necessario a fare l'installazione a livello nazionale, otterrebbe un dimezzamento netto, fino ad arrivare a 650 milioni di metri cubi, dei reflui da andare poi a trattare nei depuratori. Siccome in un depuratore vado a spendere 0,3 euro al metro cubo per trattare l'acqua in modo industriale, che in un depuratore è gestito efficientemente, direi. Se risparmio la metà dei milioni di metri cubi, sono milioni di euro che io vado a risparmiare all'anno in termini di gestione nazionale dei reflui. Quindi direi interessante, fa capire come appunto lavorare a livello di abitazione alla fine può andare a riflettersi in effetti sulla grande scala. Quindi lavorando su semplicemente queste voci qua, quindi e il bagno con il doppio pulsante possa arrivare dal consumo ordinario di circa 200 litri per persona al giorno, che è un po' la media nazionale italiana, anche europea, solo in America, negli Stati Uniti consumano un po' di più, ma più o meno nei paesi sviluppati siamo su questo ordine di grandezza qua, e possiamo arrivare appunto a circa 130 litri, quindi è già quel 30% circa di risparmio che si ottiene in questo modo. Se si vuole fare di più, allora a quel punto si deve riciclare. E sul riciclo, per esempio, una prima cosa da vedere è esattamente questa, che se si pensa a cosa si mischia in una casa, noi normalmente mischiamo una produzione di 5.000 litri, quindi 5 metri cubi all'anno di acque nere che contengono ciò che si produce tutte le volte che tiriamo lo sciacquone, che vanno a portare via che cosa? 550 litri, assumendo che un chilo è più o meno un litro, non è vero, ma insomma, circa 550 litri di escreti, li portiamo via, li laviamo dalla nostra tazza del bagno con 5.000 litri di acqua, quindi 10 volte tanto in termini di volume. E poi genialmente andiamo a mischiare questa piccola quantità, che sono 5 metri cubi, con il quinto, se siamo dei bravi consumatori nella casa, quindi 5 volte tanto, che sono le acque grigie. Se siamo dei pessimi consumatori, tipo se abbiamo i denti e il rubinetto rimane aperto, chiama il telefono, il rubinetto ancora rimane aperto, eccetera, eccetera, si arriva a fare anche un consumo di 100 metri cubi, con cui andiamo a diluirne 5. Tutto ciò ci porta a spendere molto, molto, molto di più alla fine con gli approcci centralizzati che hanno contraddistinto gli ultimi 50 anni. Tutto ciò arriva alla fine a un depuratore, a andar bene, se non viene scolmato poi nei fiumi o negli scolmatori fognari, e dà un costo, quindi avrà un costo di trattamento. E sostanzialmente noi si va a praticamente unire questo materiale organico, che è questo 47% che sta nel materiale fecale, e che è totalmente non biodegradabile, estremamente resistente alla degradazione, e tutti i processi di trattamento, di pulizia delle acque reflue che noi facciamo, sono operati da comunità batteriche, quindi noi usiamo meccanismi biologici per degradare quelle sostanze, e ciò che è resistente alla degradazione biologica rimane lì senza essere degradato, trasformato, attaccato. E i polimeri, che sono prevalentemente fibre ligniniche, che stanno contenuti nelle acque nere, quindi nel
materiale fecale sono fortemente non biodegradabili e noi li andiamo a mischiare con una soluzione che appunto in volume tante volte di più rispetto all'altra, andando a trasferire quel carattere di scarsa biodegradabilità a tutta la soluzione. E quindi è una scelta tecnicamente errata. Si vede poi appunto che nelle acque grigie non c'è per niente l'azoto, che sta tutto nell'urina. E il fosforo, che noi volevamo recuperare, se ne sta al 50% nell'urina e al 40% nel materiale fecale. E ce n'è molto, molto, molto poco nelle acque grigie. Quindi da ciò si capisce che nelle acque grigie, che alla fine hanno un contenuto organico solo sapone, cellule della pelle e roba che è comunque molto ben degradabile, visto che loro sono circa il 70% di ciò che viene prodotto all'interno di una casa, dovrebbero essere trattate separatamente e magari riusate all'interno dell'abitazione. Quindi alcuni architetti hanno inventato soluzioni molto semplici che non fanno neanche trattamento, ma non ce n'è neanche bisogno perché quest'acqua alla fine non diventa mai uno scarto, quindi non rientra nelle leggi come se fosse un effluente, appunto una wastewater, un'acqua reflua, perché ancora non è uscita dall'abitazione. All'interno dell'abitazione, da questo bacino qua, l'acqua va a finire in un deposito qui dentro e viene usata direttamente per sciacquonare. Quindi prima ti ci lavi i denti e ti ci lavi le mani e poi la usi per sciacquonare. E alla fine va benissimo ed è già un modo per fare un riuso diretto delle grigie. Ma esistono altri approcci e questi altri approcci sono per esempio installazioni verdi che si possono fare sui tetti, che si possono fare sulle pareti o nella forma più economica, alla fine abbiamo installazioni esterne, ma sempre verdi, da mettere se possibile in giardino o cos'altro. E quindi questo è un esempio di una fitodepurazione, quindi qui cresciamo un canneto in un letto di chiaia, l'acqua grigia passa qui dentro e poi se ne torna all'interno dell'abitazione. Qua siamo vicino a Treviso in Italia. E quindi ecco, questo è un sistema esattamente quello che vedevate qua in queste vasche, una volta che le piante crescono appaiono esattamente in questo modo, ed è così che appunto appare un sistema di fitodepurazione esterno che può essere, che so, per una famiglia una decina di metri quadri messi in giardino, dove appunto le acque grigie vengono processate e rimandate all'interno. Questa è per esempio un'installazione fatta in India, esattamente a 3 metri di fronte a questo impianto di trattamento, che è un sistema di trattamento a flusso orizzontale con la canna indica, che è una pianta indiana, viene riciclata all'interno di una guest house degli studenti. Questa è una università di ingegneria e tutte le grigie vengono riutilizzate per gli sciacquoni. In Palestina abbiamo fatto degli impianti per riusare, vedete qua siamo in un'area totalmente desertica, siamo al sud di Hebron, e per esempio i pastori che allevano caprette dovevano, in passato erano nomadici, giravano da una collina all'altra, tutte le volte finivano i cespugli che le caprette brucavano, e ora con i nuovi assetti non possono migrare più, non possono più fare nomadi, e quindi noi gli abbiamo dato una sorgente di acqua per irrigare queste colline desertiche e farci crescere nuovamente dei loro arbusti, e quindi possono continuare a allevare le caprette standosene in luogo. E appunto l'approvvigionamento di acque grigie è stato fondamentale per trovare gocce di acqua, che lì sono veramente rare, gli approvvigionamenti sono fatti con 8 volte e via dicendo. E questo tipo di installazioni sono ormai ben diffuse nel mondo, Stati Uniti, già da tempo si realizzano questi impianti per il riciclo di grigie anche in aree che poi vengono fruite dalla popolazione, parchi e cose del genere. E si possono fare anche indoor, la progettazione diventa un po' più complessa, si devono evitare maleodoranze, si deve evitare fenomeni di stagnazione e cose del genere, ma si riesce. E chiaramente si deve dare sufficientemente luce alle piante perché possono sopravvivere, ma le installazioni possono essere fatte anche appunto all'interno degli edifici, sempre con lo stesso scopo,
Uno dei problemi più grossi e anche limitanti per l'applicazione di queste tecnologie che si basano sulla natura è che appunto la natura ha dei ritmi un po' più lenti rispetto alle esigenze umane e quindi per mettere l'acqua in un reattore dove poi spenda un certo numero di tempo abbiamo bisogno di volumi e questi volumi comportano quindi impiego di spazio. Quindi quando si parla appunto dell'applicazione di queste soluzioni verdi nelle città, il problema prevalente è quanto spazio orizzontale e superficiale loro vanno ad occupare. E in situazioni urbane, ora da noi non siamo messi malissimo, qua in Italia, ma dipende dove, perché appunto volendo pensare nella città in cui vivo, nel centro storico di Firenze, di fare interventi di retrofitting, con questo tipo di installazioni diventa difficilissimo, belle arti, difficoltà di trovare spazi e via dicendo. E se si va in altri paesi, noi lavoriamo moltissimo in India, non si riesce a trovare un singolo metro quadro, spesso per chilometri e chilometri di sviluppo urbano. E quindi ci siamo concentrati nell'ultimo decennio, direi, nel trovare spazi alternativi. E gli spazi alternativi sono i tetti e i muri. Quindi tetti e muri non sono utilizzati per funzionalizzarli in termini appunto di come dire, fornitori di servizi ecosistemici, e invece lo si può fare appunto trasformandoli in tetti verdi che non sono solo il tetto verde estetico, ma un tetto verde dove per esempio passo l'acqua grigia e la ottengo purificata per poi riusarla all'interno dell'abitazione. Questa, per esempio, è un'installazione che abbiamo fatto sul tetto nel Serengeti, che è un parco in Tanzania. E i muri verdi sono uno dei nostri temi preferiti al momento, perché di muri senza finestre, che quindi non servono nient'altro se non come superficie di separazione per far stare sull'edificio, possono essere funzionalizzati, tra l'altro mettendoci una copertura verde si crea anche un cappotto termico, quindi si va anche a agire su quello che è il nesso tra l'energia e l'acqua, si risparmia poi energia, sia per riscaldare che per raffreddare l'appartamento, ma sostanzialmente in questi muri verdi io ci posso far filtrare tutte le acque grigie prodotte all'interno dell'abitazione, raccogliere un deposito sulla base, e rimandarle con una pompa in tutti gli sciacquoni, per esempio, dove non ho assolutamente bisogno di un'acqua di altissima qualità o di un'acqua potabile, semplicemente per lavare via degli escrementi da una tazza. Quindi in questo modo il riciclo è estremamente efficace e permesso dalla maggior parte dei regolamenti nazionali in Europa. L'abbiamo sperimentato in India, l'abbiamo risperimentato a Torino col Politecnico di Torino e abbiamo fatto già una realizzazione in scala reale, Marina di Ragusa. Questo è praticamente uno stabilimento balneare sulla spiaggia dove le acque delle docce vengono trattate in un muro verde e alla fine vanno a finire in un deposito che poi alimenta una cannellina, anche questo è un utilizzo non mobile, ma insomma, che è una cannellina lavapiedi che serve per rimuovere la sabbia dei piedi quando te ne vai via dalla spiaggia per salire in macchina. E è lì che attualmente viene riusata. Appunto, con il Politecnico di Torino abbiamo fatto un po' di articoli scientifici in cui stiamo sperimentando dei medium di riempimento. Qui il problema è prevalentemente in parte di processo, quindi in parte un problema relativo a noi chimici e biologi che lavoriamo nel settore, ma è anche architettonico, nel senso se voglio andare a fare il retrofitting di muri verdi su edifici esistenti, ho bisogno di interagire quanto meno possibile con la struttura e la capacità strutturale dell'edificio. Quindi mi servono installazioni quanto più possibile leggere se mi vado ad agganciare al muro o altrimenti devo fare delle strutture che siano autoportanti. Chiaramente la struttura autoportante costa molto di più, già il costo dei muri verdi è molto più elevato rispetto a fare una fitodecorazione in giardino, per esempio. Quindi stiamo cercando il modo di ridurre al minimo la superficie necessaria per ottenere poi un effluente con qualità buona per il riuso. Ma anche appunto di mantenere strutture che poi siano quanto più leggere possibili, antincendio e via dicendo, quindi problemi di installazione nel reale.
ci sono un sacco di benefici che si possono ottenere da molti livelli, tra cui appunto ecosistemi di servizio, tipo interazioni positive con l'inquinamento dell'aria, l'isolamento termico, aspetti estetici e via dicendo. Bene, quindi con le grigie o via tetti o in giardino o sui muri si possono riciclare e riusare, e già in questo modo il riuso diventa, per esempio in Italia, le possiamo riusare solo per gli sciacquoni all'interno delle abitazioni, e quindi ci portano immediatamente al risparmio di quel 30% di acqua che tutti i giorni utilizziamo per sciacquare. Quindi avevamo visto prima che da 200 si arrivava a 130, ce ne possiamo tirare fuori un altro terzo di 200, quindi altri 60 litri, e quindi ce ne rimane circa una sessantina, 70, 60, 70 come consumo quotidiano se ricicliamo anche le grigie. Capite bene che passare da 200 a 60 è già un ottimo risultato. Questo vuol dire appunto, se tutti lo facessero, al depuratore finale mi arriverebbe un terzo dell'acqua che mi arriva oggigiorno. E quindi risparmierei assai. Altra sorgente urbana che negli ultimi anni abbiamo trattato malamente, questa dal punto di vista del mio da chimico, è l'acqua più buona che abbiamo sul pianeta, è distillata, sta riprecipitando, quindi a meno che non incontri un'aria particolarmente inquinata, quindi un inquinamento atmosferico estremamente rilevante. Ma se non è così, quando cade al suolo è ancora H2O pura. E quindi se imparo a raccoglierla in modo tale che non si sporchi, quell'acqua lì non ha bisogno neanche di trattamento ed è un'ottima sorgente per fare applicazioni ben precise. Qui vediamo per esempio appunto la slide intitolata Ritorno al passato, perché questa qua è un'installazione tipica della Puglia. Qui c'è come facevano a farla scendere dal tetto quando ancora non c'erano le calate di rame, e andava poi appunto in un deposito. In Tunisia, per esempio, c'è una tradizione storica lunghissima di recupero delle meteoriche, e loro quello che facevano, per esempio, era di dare la calce all'interno del deposito ogni anno, perché poi la calce agiva come disinfettante sostanzialmente per la conservazione dell'acqua per lunghi mesi. E ci sono interventi moderni. Qui siamo in Germania e questo è un moderno architetto che ha creato un'estetica nel sistema di raccolta delle piovane, che però poi sono tutte riutilizzate all'interno dell'edificio. Ci sono tre vantaggi per chi poi abiterà lì. Perché parlo di vantaggi? Perché chiaramente appunto con le piovane tutto il gioco nell'installarle sta nel capire quanto grosso farà il deposito di accumulo. Il che dipende da quanta è la disponibilità, e quindi vanno studiate le precipitazioni, le statistiche delle precipitazioni mese a mese, e se possibile anche con frequenza più stretta del mese, e va fatta poi la determinazione della domanda di acqua, quindi in quanta stagione, quanta me ne serve, per quali usi, e a quel punto vado a scegliere qual è in termini di costi-benefici il deposito dimensione giusta per poter fare l'installazione, che poi abbia un tempo di ritorno per l'investimento che vado a fare che sia in qualche modo accettabile, quindi sempre minore tra i 5 e i 10 anni, diciamo. E quindi si fa questa stima delle quantità in gioco e delle quantità necessarie, e si va a determinare qual è l'accumulo. Come vedete qui in questo schema, poi dall'accumulo si può andare a diversi usi nella casa. Chiaramente uno di questi è al solito lo sciacquone. Se riciclo le grigie, chiaramente no, perché è molto meglio riusare la grigia della meteorica per un uso così poco nobile, mentre invece quest'acqua molto nobile può essere usata, per esempio, in tutti quegli elettrodomestici che hanno delle resistenze che riscaldano l'acqua. La piovana ha così pochi sali, pochi carbonati, che non ha deposizione di carbonato di calcio sulle resistenze, e quindi gli elettrodomestici rimangono molto più efficienti nel lungo periodo. È come usare sostanzialmente una rimozione di sali, quindi le colonne a scambio ionico. È esattamente la stessa cosa, si ha appunto un'acqua molto povera di sali e quindi maggiore efficienza energetica e maggiore periodo di vita degli elettrodomestici che riscaldano l'acqua.
trattarla praticamente si fa uso o semplicemente di filtrazioni che usano l'energia potenziale dell'acqua che cade dal tetto e se ne scende giù. Chiaramente cerco sempre di raccoglierla nei punti più alti e dove ho meno interazione con la deposizione al suolo nel periodo secco. Quindi, per esempio, le macchine nei parcheggi, esattamente nel momento in cui metto in moto, in quel momento lì è molto probabile che, anche se la macchina ha i vari filtri antiparticolato e antinquinamento atmosferico, non avendo raggiunto la temperatura, non siano ancora efficienti e se ne escono un po' di molecole organiche che si chiamano idrocarburi policiclici aromatici, che sono cancerogeni estremamente resistenti. E questi qua si depositano sull'asfalto delle strade o sull'asfalto dei parcheggi. Quindi quelle zone lì, se vuoi recuperare l'acqua di pioggia, dovrò andare a fare un trattamento che poi si prende cura di assorbire queste molecole organiche resistenti. Se invece la prendo appunto da una superficie più alta, dove quei gas lì non vanno a deporre, anzi, non i gas, le emissioni gassose, ma in realtà poi ottengono un particolato, ed è quel particolato che poi sedimenta il suolo, non ce la fa a salire su un tetto. Quindi dal tetto posso prendere l'acqua, sfruttare appunto l'energia ricaduta dal tetto al deposito per sviluppare l'energia centrifuga, e in questi filtri centrifughi sostanzialmente ho una separazione dei solidi dai liquidi e ottengo una buona filtrazione o purificazione dell'acqua. Posso ottenere di più appunto facendo passare l'acqua in delle soluzioni naturali, tipo la fitodepurazione, che questi qua sotto sono chiamati appunto rain garden, e sono delle aree di infiltrazione che portano poi a un deposito sotterraneo dove faccio passare appunto l'acqua in letti di ghiaia e di sabbia che mi fanno da reattori biologici e da unità di filtrazione. Appunto, recuperando le acque di pioggia, le grigie, posso arrivare più o meno ad avere il consumo ideale di 60 litri, appunto che è definito Mr. Waterless, che è appunto un'onorificenza dell'umano che è saggio abbastanza per arrivare appunto a consumare il meno possibile in termini di risorse idriche, pur conservando uno stile di vita decisamente sopra la media se si guarda a livello nazionale. Quindi, ampliando quel grafico che avevate visto prima, che descriveva più o meno solo una parte, che era quella del recupero delle grigie, si può pensare a un'intera struttura urbana dove, invece che avere un'unica fognatura mista dove butto dentro nere, grigie e anche le meteoriche, ed è così che la gran parte delle città italiane attualmente è strutturata, invece che avere ciò, devo andare a creare tutta una serie di cicli urbani sostenibili e autosostenenti, dove per esempio vado a trattare l'acqua nera da sola, e l'acqua nera al suo interno che cosa? Roba ricca, dei valori, cose che possono essere trasformate in prodotti di mercato. Quindi ho quel carbonio, ho quei nutrienti e ho delle quantità di acqua che mi arrivano costantemente. Quindi perché non usare tutto ciò, per esempio, per tirare fuori quel valore che ha l'energia dei valori dei legami chimici del carbonio in quelle molecole appunto bioresistenti, tipo le lignine, i polimeri lignici, eccetera, eccetera. Posso buttarla, per esempio, qua la mando in una coltura, in un impianto di fitodepurazione, dove posso poi fare raccolta delle biomasse, o dove posso ottenere un effluente che è ancora sufficientemente ricco, magari gli è stato rimosso, che so, componenti problematici tipo virus e batteri, faccio una disinfezione, ma ci mantengo ancora dentro, scegliendo esattamente come dimensionare il mio impianto di trattamento, per avere in uscita dei valori di concentrazione dei nutrienti, quella soluzione acquosa, che sono buoni per irrigare delle colture. Posso specificamente andare a decidere quali colture sono buone in quella situazione meteoclimatica o in quel tipo di mercato per ottenere il più alto valore poi in termini di mercato di questo tipo di installazione. E lo posso fare appunto sia facendo colture alimentari, sia andando a alimentare queste, si chiamano
piantagioni a rotazione veloce, che sono praticamente, che so, il tipico pioppeto dove gli alberi crescono velocemente, e poi faccio raccolto della biomassa legnosa. E questa biomassa legnosa poi ci posso fare, per esempio, energia che vado a rimandare negli edifici. Quindi anche in quel modo, vado a chiudere a creare un nesso. E infatti in tutto questo schema qua si parla di, modernamente, di WWF, che sarebbe il nesso acqua, energia e cibo, water, energy and food. E si sta cercando di unire questi tre settori che fino a oggi hanno lavorato in modo prevalentemente separato: il cibo e l'agricoltura andava per conto suo, l'energia va per conto suo e l'acqua pure. E dovremmo invece imparare a gestirli in modo sinergico, perché è l'unico modo, a mio avviso, per riuscire a sopravvivere più di un secolo sul pianeta, se no dovremmo o limitare fortemente il numero degli umani, o trovare un altro pianeta dove andare a stare. Numericamente non si vedono altre soluzioni oltre queste. Bene, velocissimamente, perché credo che stiamo già a circa 15 minuti dalla fine, affronto invece il tema delle città spugna. Le sponge cities è un termine che è stato creato in Cina. In Cina l'urbanizzazione è andata anche più velocemente rispetto ad altre parti del mondo, quindi sono stati i primi a affrontarne poi le conseguenze non previste. Le alluvioni stanno aumentando fortemente, anche appunto grazie al climate change, e moltissimi municipi, come si chiama, comuni cinesi hanno adottato l'approccio di progettazione, in termini di progettazione urbana, che viene definita appunto Sponge City, quindi città spugna. La spugna deve assorbire, e il principio è: cade la goccia di acqua, di pioggia, la devo mantenere quella goccia lì quanto più vicino possibile al posto in cui cade per il più lungo periodo di tempo possibile. Fino ad ora il principio di progettazione degli urbanisti e degli ingegneri idraulici era invece: quella goccia di pioggia che mi cade sul tetto nel quartiere X della città deve andare quanto più velocemente possibile nella sua fognatura e raggiungere quanto più velocemente possibile il ricettore finale, il fiume o il lago o il mare. E finché è il mare, vabbè, non ci sono grossi problemi. Se sono fiumi o laghi, i problemi possono invece derivare da questo tipo di approccio in cui si accelera un picco che arriva poi tutto insieme in quel ricettore, e il ricettore potrebbe essere non pronto a gestire quelle quantità, quei flussi in determinate unità di tempo. Quindi in realtà dove si cerca di andare appunto a parare è di usare un sacco di queste infrastrutture verdi. Quindi questo qui è il graficino che facevo vedere prima, esattamente appunto lo schema di gestione delle meteoriche in modo più sostenibile, e quindi andare a creare degli accumuli urbani, degli spazi di ritenzione, ma appunto, so, gli stessi tetti verdi che vedevamo prima, i muri verdi o qualsiasi infrastruttura verde che sia capace di accumulare dei volumi, può far gioco in quello che viene definito il drenaggio urbano sostenibile. Quindi anche qui appunto si parla dell'approccio hard, che è creare infrastrutture rigide, quindi fogne, fognature di cemento, e il problema di queste infrastrutture è che non sono elastiche abbastanza per adeguarsi velocemente ai cambiamenti urbanistici che avvengono negli anni. Quindi se sono un ingegnere che progetta la fogna, faccio una progettazione, so, a 50 anni, ma tra 50 anni quella fogna lì avrà dei problemi di fratturazione del cemento, che quindi fa infiltrare acque, macerie altre, di quelle dentro escono e quelle fuori entrano. E oltre a questo, appunto, magari ho avuto un'espansione della città inaspettata, e mi trovo a dover reinvestire, sostanzialmente distruggendo quello che c'era prima e ampliandolo alle nuove esigenze. Questo raramente viene fatto. Raramente le fogne che sono state negli anni 70 sono attualmente in qualche modo rimesse in auge o adattate alle nuove realtà.
Si parla per esempio in Europa di studi fatti, che so, dalla Germania, che ha visto che dal dopoguerra loro erano stati bombardati quasi ovunque, quindi fogne rifatte quasi ovunque. Dal dopoguerra adesso hanno già un enorme bisogno di fare lavori infrastrutturali su queste infrastrutture grigie, e gli servirebbe sostanzialmente tutta la riserva aurea della Banca Nazionale per riuscire a rimediare tutto ciò che si è degradato appunto in 50 anni. E non stanno andando in quella direzione, in Germania stanno spingendo verso il drenaggio urbano sostenibile come investimento, piuttosto che spendere un pacco di soldi per creare altre infrastrutture rigide che tra qualche decennio poi dovrebbero essere ulteriormente riadattate. Quindi diciamo un approccio soft è estremamente più elastico e adattabile nel tempo rispetto a un approccio di hard engineering. Quello che si deve cercare di riportare in auge in un sistema urbano dove si funzionalizza appunto il verde a provvedere servizi ecosistemici, è mantenere quegli stessi tempi di corrivazione, quindi quanto tempo ci metteva l'acqua per fluire da dove cadeva al ricettore finale, il fiume, che siano in qualche modo comparabili con la situazione pristina prima dell'urbanizzazione. E l'altro valore che conta tantissimo è quello dell'evapotraspirazione, si chiama EP in inglese, che è praticamente quanta acqua si trasferisce in atmosfera mediata dalle piante o dagli organismi biologici. Io che respiro emetto, oltre alle goccioline, alle droplets, per cui si devono usare le mascherine, emetto anche un flusso di vapore costantemente. E le piante fanno lo stesso, dalle foglie liberano acqua costantemente. Bene, quell'EP è esattamente quella che crea il ciclo idrologico su piccola scala, che fa sì che l'acqua appunto si purifichi, torni in atmosfera, distilli e torni giù. E una diminuzione dell'evapotraspirazione chiaramente va a influire fortemente sul microclima locale. E più la diminuisco, meno avrò poi ricaduta di quell'acqua che non evaporo, e quindi avrò una diminuzione degli eventi meteorici e delle quantità che ricadono nella zona. Quindi, nella normale urbanizzazione, io in realtà aumento il tempo di corrivazione, cioè aumento, diminuisco, la faccio arrivare troppo velocemente al fiume e diminuisco quasi annullando l'evapotraspirazione. E dovrei invece arrivare, appunto, questa qua sarebbe il prima dell'urbanizzazione, la curva di come l'acqua se ne torna al ricettore finale nella situazione pristina. Questa è dopo l'urbanizzazione. Io teoricamente, installando le mie infrastrutture verdi, dovrei riportare la gaussiana a spalmarsi nel tempo e a far sì che quelle gocce di acqua mi arrivino nel fiume che rischia di esondare, non in 2 ore, ma in 48 ore, per esempio. E quindi le città intelligenti, le nuove città intelligenti, scusate, dovrebbero appunto avere un bel po' di verde funzionalizzato che le caratterizza e che fa sì che questo verde qua mi riporta la corrivazione a tempi simili a quelli della situazione pristina e l'evapotraspirazione analoga. Esistono ormai varie tecniche, sono SUDS, Sustainable Drainage System, poi c'è il disegno più architettonico, si definisce come Water Sensitive Urban Design, poi ci sono gli sviluppi a basso impatto, i LEED e poi le Best Management Practice. Tutte queste scuole insieme, tutti questi approcci insieme determinano quello che è al momento appunto definito come drenaggio urbano sostenibile, di cui vediamo alcuni esempi come installazioni. Quindi è semplicemente del verde urbano che voi sarete abituati a vedere senza alcuna altra funzione se non separare la strada dall'altra o creare un po' di verde nel mezzo. Invece no, questa è una trincea profonda 5 metri, un sito di ghiaia, un sacco di volumi liberi per accumulare l'acqua di pioggia che vengono in qualche modo raccolte dalle superfici impermeabilizzate limitrofe. Quindi ogni strada dovrebbe essere costruita in quel modo lì, e ci sono ormai architetti che giocano facendo piazze che in tempo secco sono fruibili, in tempo
di pioggia si allagano, diventano degli stagni urbani molto temporanei, perché poi hanno appunto una bocca tarata, che è un tubo piccolo a sufficienza per far defluire quell'acqua non velocissimamente, ma appunto in un giorno o due. La vasca, la piazza che si è riempita d'acqua poi si svuota e in questo modo vado a diminuire appunto il picco idraulico e lo riporto spalmato nelle 48 ore. E questi sono vari esempi nel mondo, Virginia, US, ma anche in Europa. Abbiamo Copenaghen, per esempio, che si sta muovendo moltissimo, anche Amsterdam. E in qualche modo è anche questo tipo di opere sono al momento sovvenzionate come delle opere di contrasto al cambiamento climatico e quindi abbiamo per esempio a sud di Manhattan queste nuove installazioni, insomma, una specie di parco verde che rimane allagabile. E qui sulla scala di applicazione si parte appunto dall'edificio, poi al giardino, poi alla strada e poi alle spazi aperti tipo parcheggi, eccetera. Queste sono più o meno le scale di applicazione. Vi faccio vedere una carrellata di foto che sono un po' di esempi che abbiamo, che la mia società ha progettato in Italia. Quindi, questi qui sono un tipico rain garden. Questa è una vasca allagabile. Firenze pure, abbiamo fatto dei retrofitting su dei parcheggi. E più o meno, come vedete, appunto, sono spazi funzionalizzati dove si va a disegnare un qualcosa che ha dei profili. Vedete qua, per esempio, siamo in situazione di tempo secco e qua col tempo bagnato il cerchio è tutto allagato, vuol dire appunto, il livello dell'acqua è cresciuto. Quindi sono semplicemente spazi dove si vanno a gestire flussi stocastici con entità e quantità diverse. Altri esempi, ancora esempi, e ce ne sono alcuni che sono un po' più ingegnerizzati, per esempio qua non avevamo sufficienti spazi per ottenere una qualità dell'acqua in uscita atta a un qualsiasi tipo di riuso e abbiamo aggiunto dei tubini sul fondo che mandano dell'aria, rendono il sistema più ossidativo perché è aereato e quindi con una minor superficie si riesce comunque a utilizzare una tecnica naturale. Vi faccio vedere un attimo questo caso perché è stato molto interessante, è stato il primo in Lombardia e risolve uno dei problemi più grossi di inquinamento diffuso perché appunto nelle reti fognarie miste tutte le volte che piove ci sono dei manufatti di cemento che si chiamano scolmatori che fanno sì che il tubo di cemento non vada in pressione, che non esplodano i tombini, no? E quindi un po' di quell'acqua lì, che è acqua di fogna diluita dall'acqua di pioggia, dell'evento intenso di pioggia che sta provocando l'attivazione degli scolmatori, questi scolmatori vanno a finire nei fiumi. E praticamente si può trattare, quindi si ha un problema di inquinamento diffuso, perché è comunque sempre una spugna diluita, le concentrazioni non sono elevatissime, non ci sono le morie di pesci, ma sono comunque inquinanti che si vanno a inserire nell'ecosistema idrico. Si deve evitare tutto ciò perché non ci permette di portare in qualità una buona parte dei nostri fiumi e un modo per farlo è di andare a trattare sul sito l'acqua che viene scolmata. Quindi ci sono due modi, uno che è quello dell'hard engineering, si accumula quell'acqua lì nelle vasche di cemento e poi la si pompa indietro, l'altra è trattarla in loco. E in Lombardia stanno andando avanti moltissimi progetti di questo tipo. Pensate più o meno Milano ha 5.000 scolmatori critici che devono essere adottati e un progetto per fare parchi dell'acqua dove si va a trattare l'acqua degli scolmatori sono più o meno mezzo milione, dal mezzo milione al milione di investimento a progetto. Quindi è un bel settore di green economy che si potrebbe sviluppare molto in futuro e crea un bel po' di spazi urbani verdi dei parchi dell'acqua che sono fruibili dalla popolazione e quindi offrono svariati vantaggi. E per esempio appunto a Gorla dove abbiamo fatto questo sistema dove abbiamo dei letti di fitodepurazione che trattano il primo flusso delle acque scaricate durante un evento di scolmo, poi le scaricano in questo secondo bacino, che è una specie di bacino di accumulo sempre bagnato sul fondo, quindi un ecosistema biodiverso. E qui abbiamo ottenuto una valutazione, prima del nostro intervento c'era un pioppeto,
Questa qua era l'alternativa di fare una vasca di accumulo in cemento e poi rimandare l'acqua in fogna dopo la fine dell'evento meteorico, e questa invece è la nostra infrastruttura verde. E in questo ranking, in questo punteggio di priorità delle alternative, quindi quali di queste sono quotate di più, quali vantaggi possono portare, infrastruttura verde è quella che comporta maggiori vantaggi in termini ambientali, sociali ed economici. Tutto ciò è stato pubblicato dal JRC, che è il centro di ricerca della Comunità Europea di ISPRA. Ebbene, allora, 5 minuti, in 5 minuti faccio velocissimo quella che è invece il futuro, sarebbe il futuro della separazione totale delle sorgenti. Dunque, questa parte qua praticamente sarebbero la separazione delle varie sorgenti ricche di valore a livello di abitazione. Quindi, invece di avere un normale di mischiare appunto feci, urina in acqua, posso avere dei bagni come questo, come questi qua, che mi separano e quindi ma le cale vanno di qua, le urine vanno di là. E tutto ciò a cosa può servire? Può servire, per esempio, in Germania le urine concentrate le riutilizzano per fare la barbabietola da zucchero. 6 mesi in questi sacchi e poi li diluiscono in acqua e le spargono sui campi. Ma si può fare praticamente dopo 30-45 giorni di conservazione delle urine, si ha una loro totale disinfezione. Ma la cosa interessante è che, per esempio, aggiungendo all'urina pura del sale del cloruro di magnesio o anche acqua di mare, precipita un sale che si chiama struvite, che è questo qua in fondo, che contiene sia il fosforo che l'azoto, quindi è il fertilizzante perfetto. E quindi le urine hanno un grande valore, e questo qua è la struvite. Per esempio, c'è uno spin-off dell'EAWAG del Svizzero, dell'Istituto di Ricerca Acque della Svizzera, che ha fatto questo Aurin. Pensate, da 10 litri di urina si vende due bottigline da 9 euro ciascuno di questo fertilizzante. Quindi 10 litri di urina alla fine producono 18 euro di fertilizzante, che è un bel valore. Per il momento invece 10 litri di urina sono un costo per noi, anzi il costo più elevato in termini di depurazione, perché lavorare sull'azoto è quella fase in depurazione che fa salire i costi in qualche modo. Se le elimino alla sorgente, produco fertilizzante, gestisco il fosforo e quindi ho una sorgente di fosforo per il futuro e faccio in qualche modo un prodotto da un qualcosa che fino al momento di oggi era un rifiuto. Analogamente posso fare delle feci e ottengo un compost organico. Tutto ciò si applicherebbe perfettamente dove c'ho gli eventi, tipo concerti con 30.000 persone per 3 giorni in mezzo a un campo. Bene, invece che usare i bagni chimici, che sono una roba terribile, sarebbe molto meglio usare compost in toilet, raccogliere le urine a parte, cercare di fare del business da un evento dove alla fine metto insieme dei reattori, tanti piccoli reattori biologici che producono tanta bella roba buona, che io tratto male come un rifiuto, ma invece sarebbe appunto roba buona da riutilizzare. E esiste ormai già un mercato delle compost toilet nel mondo, quindi carine, belline, non puzzano, funzionano bene, dovremmo semplicemente fare un cambio di paradigma. Nel modo in cui siamo abituati a pensare alla sanitation. E tutto ciò appunto dovrebbe andare a creare questi cicli acqua, energia e cibo, e è come vedete qui ho citato la sorgente, è l'Università delle Nazioni Unite che propone tutto ciò, che propone come lo schema per il futuro un qualcosa dove la soluzione nature-based, in questo caso una fitodepurazione, sta al centro esattamente di un sistema urbano che è organizzato in modo totalmente diverso da quello dell'economia lineare che abbiamo al momento. Quindi questo è un approccio da economia circolare unita al ciclo delle acque, che si va poi a sposare appunto al ciclo dell'energia e a quello del cibo. Si può produrre del biochar, del biochar e bruciarle e ottenere energia, ma si possono anche fare appunto colture, ci sono già alcune esperienze nel mondo riportate in letteratura che mostrano che la cosa può funzionare. Noi stiamo facendo dei progetti, Bill Gates sta fondando ogni anno un premio per fare il bagno più intelligente. Questo qui è un progetto che si chiama smartplant.eu, vi consiglio di guardare il sito, perché per
Per esempio, dalle acque reflue non ci vedrete, ma si può riciclare la carta igienica, si può riciclare gli acidi grassi volatili e fare questi bei cubi di plastica, si può fare la struvite, si può recuperare l'acqua. Quindi è assurdo continuare a chiamare quello che sta alla fine della fogna come un impianto di depurazione. Quegli impianti di depurazione devono diventare delle fabbriche chimiche dove la materia prima sono esattamente quello che noi scartiamo dalle case, ma poi si ottengono dei prodotti finali e non più un assurdo spreco di rifiuto e risorse. E nel futuro, magari, con gli architetti potremmo giocare facendo con le acque reflue tante bei cakes, dei dolci di alghe, e avere, per esempio, questi fotobioreattori installati nelle città che convertono il carbonio, l'azoto e il fosforo che abbiamo nelle acque reflue in un qualcosa che poi possiamo gestire, per esempio, per andare in bioraffineria e ottenere dal cosmetico il prodotto chimico di base per fare farmaci o altri tipi di prodotti. E per risolvere appunto l'impiego di la scarsa disponibilità di terreno agricolo per il futuro, possiamo pensare di andare in verticale, riutilizzando nutrienti, acqua, prodotti all'interno di un edificio per andare a produrre la lattuga, gli ortaggi, eccetera, eccetera, in degli ambienti chiusi e controllati, dove a quel punto anche usare pesticidi e erbicidi non ha più senso perché controllo cosa entra e cosa esce. Quindi questi sono i schemi futuri di come dovrebbero essere le città verdi per il prossimo futuro.